Ciao Davsim, direte voi, ma perché dobbiamo perdere tempo a parlare anche della collezione Icon? Ma cioè è un argomento inutile, un video inutile. E invece no, secondo me no, c'è qualcosa di interessante da dire. Cercherò di essere brevissimo, così non vi faccio perdere tempo in ogni caso. Che cos'è la collezione Icon? È la collezione, la prima collezione di abbigliamento casual che teoricamente non ha nulla a che vedere col calcio, lanciata dalla Juventus. In realtà questo video arriva in ritardo, avrei voluto farlo tempo fa perché la collezione Icon è stata presentata lo scorso 12 gennaio alla Men Fashion Week di Milano. Non l'ho ancora fatto perché non ho avuto in questo lasso di tempo la possibilità di inserire questo video nella programmazione del canale. Oggi ci sono riuscito ed eccoci qua. Perché è importante questo discorso? Per l'innovazione che porta a questo esperimento da parte della Juventus, più che esperimento, questo investimento commerciale a tutti gli effetti. Ma dobbiamo partire dal logo, dobbiamo partire dal logo della Juventus. Mi perdonerete per come l'ho disegnato sulla lavagnetta, ma col gesso non era facile, fa schifo come l'ho disegnato io, va detto. Nuovo logo che era stato annunciato, ricorderete, proprio nel mese di gennaio 2017, esattamente a 2 anni da quella che poi è stata la presentazione della collezione Icon. Ovviamente non è stato un caso, la Juve ha scelto per la collezione Icon come giorno di presentazione lo stesso praticamente, quindi il compleanno, il secondo compleanno del nuovo logo, perché è una linea di continuità con la presentazione del nuovo logo. Il nuovo logo, infatti, che quando lo presentai io qui sul canale, cioè quando feci il mio commento alla presentazione del nuovo logo su questo canale, vi metto il video qui in alto, dissi proprio questo logo si presta benissimo per trascendere dal mondo calcistico, per uscire dal calcio, dal mondo dello sport e diventare qualcosa di diverso che può essere utilizzato tranquillamente su una linea di abbigliamento. Ora partiamo con una linea di abbigliamento molto sportiva, è una linea street ispirata agli anni 90, ma potremo tranquillamente immaginare un vestito da uomo, un bel frescolana con il logo della Juventus, oppure anche delle camicie, delle polo con il logo della Juventus, non polo come queste, ma voglio dire abbigliamento anche più elegante, più formale in futuro e probabilmente ci si arriverà. Si è partiti con questo perché? Perché l'obiettivo ovviamente è quello di espandere e rafforzare il marchio Juve, il logo Juve all'estero. Ed infatti i prezzi di questa collezione non sono proprio prezzi da Italia, da mercato italiano per quanto riguarda l'abbigliamento, soprattutto visto che parliamo appunto di abbigliamento casual, e cioè ci sono giacche di jeans 150 euro, jeans 129 euro, giacche tuta 95, pantaloni tuta 85, felpe 105, pantaloni felpa 89. Sulle t-shirt possiamo ragionare, ma sono comunque 49 euro per una t-shirt di cotone, insomma. Quindi vedete che sono prezzi per mercato estero dove non si fanno tanti problemi, anzi, maggiore forse il prezzo di un prodotto teoricamente made in Italy, più diventa questo prodotto appetibile. Quindi è probabilmente l'ennesimo esperimento di investimento vincente della Juventus, ma ovviamente lo scopriremo solo vivendo. Non ho i dati sulle vendite attualmente, ma probabilmente la collezione sta andando bene. Lanciata utilizzando come testimonial Bernardeschi, Emre Can e Douglas Costa. Probabilmente sono stati scelti perché i più belloci, i più carini anche per i gusti femminili e non solo, e quindi diciamo che anche da questo punto di vista la scelta è stata saggia. E dicevo l'importanza però soprattutto del logo, perché se non ci fosse stato il passaggio a questo logo, come avremmo potuto fare una collezione di abbigliamento del genere? Guardate il logo precedente che trovate su queste mie 3 maglie qui in basso. Immaginatevi voi una giacca di jeans con questo logo o una giacca della tuta, sono tutto tranne che casual, tutto tranne che abbigliamento street, sono semplicemente diciamo abbigliamento sportivo legato alla squadra di calcio da mettere quando vai in palestra, quando vai a correre, quando giochi effettivamente a calcio, come tutte le altre squadre. Non voglio citare il solo esempio del Napoli, il cui abbigliamento diciamo sportivo al di là della maglia è forse quello che meno è confacente ad un abbigliamento per uscire per strada, per uscire la sera, per i colori soprattutto, che non sono brutti colori, non voglio infangare i colori del Napoli, ci mancherebbe, ma proprio si prestano poco ad un discorso del genere, perché sono poco minimalisti, danno troppo nell'occhio. Io, essendo campano, ne vedo di persone che vanno in giro con le tute del Napoli, vi assicuro che non è un bel vedere, ma lo stesso discorso si potrebbe fare per altre squadre, in realtà qualsiasi altra squadra, che non ha ancora creato uno stile, un'identità anche grafica che si può prestare ad un discorso del genere.
siamo avanti a tutti da questo punto di vista, per cui anche questo video va bene anche per qualche anti-juventino, per dimostrare quanto la Juve sappia programmare a lungo termine e sappia veramente fare degli investimenti estremamente innovativi, che la mettono avanti veramente a tutti. Già questa stessa idea del nuovo logo è stata fin da subito estremamente innovativa e si sta rivelando tale, sta rivelando tra l'altro un'idea vincente. Poi con questo ulteriore sbocco anche del nuovo logo siamo veramente al top. Ditemi come la pensate a questo punto, se magari avete anche già acquistato qualcosa della collezione Icon, che è in vendita esclusivamente presso l'Allianz Stadium, presso lo store dell'Allianz Stadium e sul sito icon.juventus.com. Finché non faranno la versione tarocca anche di queste, come fanno le maglie tarocche, ma spero mai. Ditemi allora se avete acquistato qualcosa, se avete intenzione di acquistare qualcosa, nonostante appunto i prezzi non esattamente agevoli, leggermente proibitivi. Ci vediamo allora nei commenti anche con le vostre impressioni su questa iniziativa, quanto valore ha secondo voi, quanto è importante, quanto è positiva questa scelta da parte della Juventus. Allora, a presto e sempre Forza Juve!